Vai. Controllo del Green Pass all'ingresso della Menci di Castiglion Fiorentino. In questo stabilimento lavorano circa 260 persone e poi ci sono gli stabilimenti invece dell'Altitalia, quindi un'azienda piuttosto importante che appunto in questo 15 ottobre sta applicando questa misura che ha fatto tanto discutere. Voi avete aderito senza problemi alla vaccinazione? Sì, io l'ho fatto qua fuori col pulmino, quindi... Io penso che bisogna aderire tutti per riuscire a mandare avanti l'azienda e tutto il mondo. L'azienda che ha tre stabilimenti, quello di Castiglion Fiorentino dove lavorano 260 persone e altri due stabilimenti a Verona e Treviso, ha dovuto stilare dei protocolli precisi per i controlli sul Green Pass. Alcuni vengono effettuati all'ingresso, altri dopo il turno di lavoro. In linea di massima sono quasi tutti vaccinati, anche se per la privacy noi non possiamo archiviare il dato e quindi noi non sappiamo chi ha il Green Pass o attraverso vaccino o attraverso avvenuta guarigione o attraverso il tampone molecolare che ha una durata di 48 ore, una validità di 48 ore. Beh, chi non ha il Green Pass non si è presentato ad oggi al lavoro. Oppure eventualmente si è presentato con il test. Chi non ha Green Pass appunto non si presenta e quindi potrebbe stare diciamo a casa fino al prossimo 31 dicembre. Che danno crea all'azienda? È un grosso danno perché dipende anche in che area dell'azienda succede. Per esempio se la concentrazione in un reparto solo, faccio un esempio, la saldatura, che è un reparto piuttosto specifico, è difficile quantificarne i danni perché ci mancherebbe poi tutto il resto della catena, non potremmo mandare avanti la catena, quindi sarebbe un danno abbastanza importante e ingente.